Un giovedì finalmente capitò al monastero un uomo a cercare d'Agnese. Era un pescaiolo di Pescarenico che andava a Milano, secondo l'ordinario, a spacciare la sua mercanzia. E il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo caso di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza e confidare in Dio. E si sapeva di per certo che si era messo in salvo in Bergamasco. Una tal certezza, e non fa bisogno dirlo, fu un gran balsamo per Lucia. Gertrude la faceva venire spesso in un suo parlatorio privato e la tratteneva talvolta lungamente, compiacendosi dell'ingenuità e della dolcezza della poverina, e nel sentirsi ringraziare e benedire ogni momento. Le raccontava anche in confidenza una parte, la parte netta, della sua storia, di ciò che aveva patito per andare lì. E quella prima maraviglia sospettosa di Lucia s'andava cambiando in compassione. Il terzo giovedì non si vide nessuno, e per le povere donne fu non solo una privazione d'un conforto desiderato, sperato, ma come accade per ogni piccola cosa che è afflitto e impicciato, una cagione di inquietudine, di 100 sospetti, tutti molesti. Già prima d'allora Agnese aveva pensato a fare una scappata a casa. Questa novità di non vedere l'ambasciatore promesso le fece risolvere. Per Lucia era una faccenda seria il rimanere distaccata dalla gonnella della madre, ma la smania di sapere qualche cosa e la sicurezza che trovava in quell'asilo così guardato e sacro, e le sue ripugnanze. E fu deciso tra loro che Agnese andrebbe il giorno seguente ad aspettare sulla strada il pescaiolo che doveva passare di lì tornando da Milano. Thank you.